Nel 96esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, la città di Pordenone commemora i caduti di tutte le guerre e ricorda riconoscente coloro che hanno contribuito all'unità del paese. Alle 10 la bandiera italiana si è alzata sul pennone di Piazzale Ellero, commemorando i caduti delle guerre e gli eroi che si sono immolati sull'altare della patria. Alle celebrazioni erano presenti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche, i picchetti del comando Ariete, le diverse forze di polizia, alcune scolaresche, il prefetto ed il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. La festa dell'unità del nostro paese serve a farci capire quanto sia importante. Abbiamo attraversato un risorgimento che ha avuto come epilogo la Prima Guerra Mondiale, quindi alla fine il nostro paese deve a tutti quelli che sono morti nella Prima Guerra Mondiale, sono tanti, sono 690.000 uomini che sono morti nella Prima Guerra Mondiale, deve un rispetto e il ricordo di quanto sia importante questa unione, soprattutto adesso, mentre c'è questo periodo di crisi, mostriamo invece una continua guerra tra bande armate. Noi siamo vicini come città alle forze armate, lo siamo in ogni momento, abbiamo avuto dei momenti veri di grande festa con la donata degli alpini, ma siamo vicini all'Ariete ogni volta che parte, ogni volta che arriva nelle sue missioni così complesse. Un ricordo ai due Marò. Noi speriamo che questo sia l'ultimo 4 novembre, lo diciamo ancora una volta, l'ultimo 4 novembre in cui dobbiamo mandare un saluto a queste due persone che sono trattenute ingiustamente prigioniere in India. Speriamo che il nuovo ministro degli esteri, che nel suo primo messaggio ha dedicato a loro un passaggio, abbia come priorità proprio questo.